L'uomo corrisponderebbe alla persona ripresa da una delle tante telecamere di videosorveglianza esaminate nelle ore successive alla sparatoria dagli investigatori della sezione antirapina della squadra mobile. Si tratta di Anes Boukaidia, tunisino di 45 anni, adesso in stato di fermo per il ferimento dell'ex carabiniere Mariano Ferro. L'uomo è accusato di tentato omicidio e rapina. L'indagato è assistito dall'avvocato Nunzia Giallombardo. Il sostituto procuratore Laura Vaccaro ha chiesto la convalida del fermo al GIP. Gli agenti sono risaliti all'immigrato grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza piazzato nei pressi del luogo dell'agguato. Il tunisino, interrogato negli uffici della squadra mobile, ha sempre negato di essere coinvolto nel ferimento, ma sarebbe stato ripreso accanto all'uomo che impugnava una pistola calibro 7,65. Ferro, colpito alla spalla, alla gamba e al braccio, è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale civico, nel reparto di rianimazione. Più delle parole, a colpire sono i volti dei ragazzi disabili e dei loro familiari. Protestano fra l'indignazione e l'incredulità di fronte a una scelta del comune che renderebbe le loro vite ancora più difficili. Il servizio di assistenza domiciliare, infatti, potrebbe essere sospeso. Con le loro carrozzine si sono ritrovati davanti a Palazzo delle Aquile per chiedere come mai non si trovino i soldi per garantire un aiuto di appena 2 ore al giorno. Un tempo breve che comunque per chi soffre di gravi disabilità diventa di fondamentale importanza. Adesso chiedono che il servizio non venga interrotto e che il rinnovo avvenga automaticamente ogni anno. I dubbi e le possibili interpretazioni accompagnate da polemiche non erano di certo mancate. D'altronde la testimonianza di un capo dello Stato non capita proprio tutti i giorni. Da più parti erano stati descritti possibili scenari sulla reale possibilità degli imputati di assistere all'udienza nella quale sarà ascoltato al Quirinale il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La richiesta era stata avanzata dai due boss, Totò Riniello e Luca Bagarella, e dall'ex ministro Nicola Mancino. In caso di risposta positiva, i primi due avrebbero potuto assistere solo in videoconferenza. A favore si erano espressi anche magistrati della Procura, ma giorno 28 al Quirinale insieme ai giudici potranno esserci solo PM e avvocati della difesa. La Corte d'Assise ha infatti deciso che saranno queste le sole parti autorizzate a salire al Colle. Tra le diverse interpretazioni della vigilia c'era quella secondo la quale l'esclusione avrebbe potuto causare la nullità del processo. Secondo il presidente della Corte d'Assise, però, Alfredo Montalto, che ha letto l'ordinanza nell'aula bunker del Ciardone, l'esclusione non appare in contrasto con le norme costituzionali ed europee. La Corte ha deciso sulla base dell'immunità riconosciuta dalla Costituzione alla sede della Presidenza della Repubblica, che impedisce di fatto la presenza degli imputati. Tra le conseguenze di questo principio, il divieto di accesso delle forze dell'ordine, che renderebbe impossibile assicurare l'ordinato svolgimento dell'udienza come avviene in tribunale. Tantomeno potrebbero essere presenti in videoconferenza i boss detenuti in 41 bis, dato che il collegamento a distanza è previsto solo nelle aule di tribunale. Napolitano sarà ascoltato su alcuni timori che l'ex consigliere giuridico Loris D'Ambrosio, poi morto, gli avrebbe espresso su episodi accaduti tra l'89 e il 93 e secondo i magistrati riguardanti i possibili aspetti della trattativa. In ogni caso l'avvocato di Riina, Luca Cianferoni, ha già annunciato che impugnerà la decisione, che definisce giuridicamente errata. Secondo il legale, Riina e gli altri imputati infatti avrebbero interesse a conoscere i rapporti tra Mancino, D'Ambrosio e la Presidenza della Repubblica. Non solo cibo e turismo, a fare grande l'Italia all'estero negli ultimi decenni è stato anche il design, grazie al lavoro di architetti e designer oggi conosciuti in tutto il mondo e grazie ad aziende che sulla qualità del Made in Italy non hanno mai smesso di investire. E questo l'obiettivo di iDesign, che torna a Palermo per il terzo anno consecutivo, dall'11 al 19 ottobre, 8 giorni di mostre, installazioni, incontri dedicati proprio alla cultura del disegno industriale.